Cari amici, buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Dietro questo mobile che vediamo in primo piano davanti a noi si cela il frigorifero della cucina di casa. L'abbiamo già visto in qualche video girato anni fa. Si tratta di un frigorifero ovviamente ad incasso di marca Rex Zanussi. Ebbene, dall'alto dei suoi 37 anni di onorato ed inarrestabile servizio, il 4 luglio scorso, tristemente, si è manifestato il primo guasto veramente grave di questo apparecchio. Un guasto talmente grave che per un istante ci è addirittura balenata qui in casa l'idea di staccargli definitivamente la spina e portarlo in discarica in favore dell'acquisto di un frigo nuovo. Ma cosa sarà mai successo di così grave da addirittura ricorrere alla soluzione di scarica? Beh, molto semplicemente la porta interna del vano frigorifero si è staccata dai cardini ed è caduta a terra. Vi mostro nel dettaglio il misfatto. Possiamo vedere, questo è un frigo combinato, reparto refrigerato sotto e celletta congelatore sopra. E possiamo vedere che la porta interna del frigo è ancorata alla porta in legno del mobile tramite delle staffe metalliche, una posta in alto e una posta in basso. La porta interna, questa qui, il 4 luglio scorso si è sganciata dai due cardini. Qui in questo momento la porta è incernierata sulla destra, in modo tale da seguire lo stesso orientamento dell'anta del mobile. Ed il problema che ha portato al crollo della porta interna è stato dovuto all'usura, dopo 37 anni, della piccola boccola in plastica posta tra il cardine e la porta. L'usura della boccola, che ovviamente si è sbriciolata in mille pezzi, ha provocato il cedimento della porta che ha incominciato a raschiare sul cardine in metallo. E dai oggi e dai domani il metallo si è ovalizzato ed usurato, provocando quindi dapprima l'abbassamento e poi il crollo vero e proprio della porta del frigo. Ebbene, direte voi, insomma, dopo 37 anni si poteva anche cambiarlo, no? E poi chissà quanta corrente non consuma questo frigo, mamma mia, orrore, chissà che classe energetica, ma perché non l'hai cambiato? Beh, cari amici, effettivamente, come ho detto in apertura a questo video, questo frigorifero Zanussi è stato veramente ad un passo dal finire in discarica, se non fosse stato proprio per mia madre, che si è impuntata e mi ha letteralmente obbligato a ripararlo. Un po' quasi sotto minaccia per la serie: o lo ripari o questa sera non mangi. No, veramente, mia madre ci è davvero molto affezionata a questo frigo, anche perché è stato acquistato nel 1985. In un mio precedente video avevo detto che invece era stato acquistato nell'87. No, errata corrige. È dell'85, quindi sono esattamente 37 anni di servizio. E nell'85 i miei genitori non erano ancora nemmeno sposati, erano ancora fidanzati. Per cui questo apparecchio, oltre diciamo a tutti questi anni di onorato funzionamento, ha anche un valore diciamo affettivo, soprattutto per i miei genitori. Per cui, sotto l'obbligo di mia madre, ho dovuto in qualche modo ingegnarmi per cercare di ripararlo, insomma, per cercare di salvare l'apparecchio. E ci sono riuscito, come possiamo ben vedere. Guardate un po', la porta si apre e si chiude regolarmente senza più sganciarsi dai cardini. Qual è il segreto della riparazione? Ma ve lo dimostro subito. Con un po' di pazienza ed ingegno, degna del peggiore dei MacGyver, ho realizzato una piccola staffa metallica che vediamo qui in primo piano. Questo è uno scarto di lamiera che ho recuperato
in azienda dove lavoro. Ho praticato alcuni fori qui sul lato sinistro e anche nella parte bassa, dei fori tramite i quali mi sono agganciato alla parte sana della porta del frigo. Naturalmente ho dovuto anche realizzare un foro per poter fissare il cardine inferiore della porta, che qui possiamo vedere ancora perfettamente integro. Ho dovuto allo stesso modo realizzare, con i mezzi a mia disposizione, una boccola in nylon per disaccoppiare il cardine dalla porta. E questo, come possiamo vedere, è il risultato. La porta del frigo è stata ripristinata ed ora si apre e si chiude correttamente, senza più crolli e senza più il pericolo che si sganci giù tutto. Possiamo vedere il cardine, anche quello superiore, è ancora perfettamente integro, non ci sono attriti, non ci sono problematiche di sorta alcuna. Ed eccolo qua. Il frigo Zanussi dall'alto dei suoi 37 anni di servizio. Fa un po' strano, eh? 37 anni la vita di un elettrodomestico. E ancora funge, eh? Sentite addirittura, in questo momento il compressore è attivo. Sentite. Che silenzioso che è. Si sente appena appena un leggero ronzio. Il compressore, nonostante i 37 anni di vita dell'apparecchio e i miliardi di milioni di gozzilioni di ore che ha sulle spalle, ancora funziona come il primo giorno ed è anche molto silenzioso. Il compressore di questo frigorifero Rex Zanussi è un ZEM, ovvero Zanussi Elettromeccanica, che dall'alto della sua silenziosità fa barba ai capelli a dei moderni compressori dei moderni frigoriferi. E quindi questo è quanto, cari amici. Anche per questa volta il frigo non va in discarica. Eccolo qua nella sua interezza. Perfettamente funzionante, pulito ed operativo. 37 anni, ragazzi miei. È più vecchio di me, in sostanza. Possiamo vedere che è un modello ancora con evaporatore a vista. Questi bassorilievi qui sono in verità una serpentina all'interno della quale fluisce il gas refrigerante, e quindi bisogna prestare molta attenzione quando si raschia via il ghiaccio di non forare queste serpentine. E voilà, la porta si chiude perfettamente. Voilà! Esteticamente, lo so, me ne rendo conto, non è un lavoro ben fatto, è anzi anche molto brutto visto così. Qui addirittura la staffa metallica non aderisce nemmeno alla porta del frigo, ho dovuto interporre delle rondelle come distanziale, ma tant'è, insomma. Esteticamente non sarà una meraviglia, ma dal punto di vista funzionale, questa piccola modifica mi consente di poter utilizzare ancora questo frigo. E a dovere di cronaca, mia madre è rimasta soddisfatta del lavoro. A tal punto che mi ha pure offerto una cena. Bene. Per questo video è tutto, era semplicemente per rendervi partecipi dei tramacci del teletronico disposto a fare qualsiasi cosa pur di riparare ciò che veramente merita di essere riparato. Con questo io vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci rivediamo presto con qualche nuovo contenuto. Ciao ciao!